Buonasera bimbi, buonasera, buon martedì, buon primo marzo. Siamo giunti alla fine di questa nostra prima tappa dei mattoni francesi, come notate anche dallo sfondo con il tomone, il, mat il primo mattone francese dell'anno ovvero il conte che ci guarda, <ride> che ci guarda con aria minacciosa da dietro alle mie spalle. Buonasera a tutti, buonasera, aspetto che arriviate, come al solito che vi assembriate, in modo tale da poter iniziare questa nostra discussione sul caro, carissimo Edmond Dantes che ci ha fatto compagnia per ben due mesi. Ecco, quindi due mesi di questi anni frenetici non sono, non sono pochi, ecco. Allora, ehm, alcune premesse, nel frattempo che scambiamo due chiacchiere, nel frattempo ditemi come al solito se si sente, se si vede, se ci sono problemi di qualsiasi tipo, cerchiamo di risolverli prima di entrare nel vivo della discussione. Allora, piccole premesse appunto, eh, io ho già fatto un commento di analisi sul Conte di Montecristo che è uscito oggi sia in formato podcast, basta che cerchiate Inside Books il Conte di Montecristo e lo trovate, eh, sia in formato video sul mio canale YouTube Ilania Zodiaco, quindi se cercate eh, un approfondimento ovviamente pieno di anticipazioni, Proprio trama nel dettaglio, l'intreccio spiegato nel più piccolo particolare. Andate lì. Questo è invece mh, un contributo che mi sembrava giustissimo dedicare a voi, quindi io mi. Dedicherò completamente alla chat, mi dedicherò completamente ai vostri commenti, eh, cercheremo di fare un riassunto di quelle che sono state le molteplici discussioni eh, istantanee, quindi che abbiamo fatto nell'immediato mentre leggevamo, principalmente sul gruppo Facebook, sul gruppo Telegram, nei DM, nei messaggi diretti, ci siamo scambiati tanti pareri, tanti sospiri, tante ansie nel corso della lettura perché Il Conte di Montecristo è un libro che genera chiacchiericcio eh, pieno di eh, vita, ecco, brulicante di vita e quindi ci siamo scambiati tanti pareri. Eh, ha appassionato tantissimi di voi, eh, direi che è piaciuto per lo più a tutti, <ride> posso, posso confermarlo. E quindi uh, siamo qui per discuterne oggi. Io ho preparato una lista di domande a cui, che vi farò, a cui vorrei che rispondiate um, in chat, quindi dal vivo, e risponderemo insieme. Anch'io, ovviamente, darò le, il mio contributo. Anche se ripeto, io ho già spiegato in tutti i modi che cosa ne penso del Conte di Montecristo, ci ho dedicato un intero, un intero video, quindi io ho parlato fin troppo, diciamo così. Adesso è il vostro turno. Allora, ehm, ah, per uh, ulteriori piccolissime premesse, poi entriamo proprio nella ciccia. Uh, il gruppo Telegram trovate il link nel, link in nella, nel box descri in descrizione di, di YouTube. Non lo spammo troppo perché vorrei che rimanesse un gruppo dedicato alle persone veramente affezionate, eh, veramente partecipi. Non mi piace condividerlo in lungo e in largo, ogni tanto lo tolgo, perché, ripeto, mh, vorrei che fosse dedicato proprio alle persone che veramente commentano, cioè non, non per male, ma è, un gruppo serve a quello. Quindi eh, il, la mia teoria è quella. In ogni caso lo trovate mh, recentissimo, l'ho riaperto, diciamo, l'ho reso di nuovo disponibile, sia nel link in bio di Instagram, sia nel box in descrizione dell'ultimo video. Bene. Detto questo, ripeto, io ho preparato delle domande per voi. Siete pronti? <ride> siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Rullo di tamburi e iniziamo subito. Vabbè, allora, mi sembra scontata la prima domanda, neanche la faccio, nel senso che vi è piaciuto il conto di Montecristo. Questa diciamo che è la domanda di rito per tutte le volte che iniziamo una live di discussione, ma non la faccio neanche perché dalla quantità, dalla valanga di commenti che ho ricevuto, eh, esatto, palese. <ride> Mi sembra chiaro che l'abbiate adorato e la chat me lo conferma. Quindi passiamo alla prossima domanda, giusto per rinfocolare la discussione. Amato, partiti col botto. Eh sì, perché io lo sapevo comunque, diciamo che quando ho steso il programma dei mattoni francesi, cioè non è che, insomma, non sono un'ingenuotta, sapevo che dovevo partire con un grande titolo e, e infatti ho fatto bene perché soltanto il Conte poteva accendere questo entusiasmo. Tra l'altro io non l'avevo mai letto, anche se già mi aspettavo questo tipo di vicenda, questo tipo di intreccio così accattivante, così appassionante, quindi io, stratega, come mi fate, <ride> come mi fate notare in, in chat, sapevo che avrebbe acceso gli animi. Um, benissimo, mm, ho letto il Conte di Montecristo? Ancora no, seguirò comunque la live <ride> di Lenia? Ovviamente sì, vabbè, a tuo rischio e pericolo, però a tuo rischio e pericolo. Che bello, è da un mese che aspetto questo momento. Ecco perché eh, moltissimi hanno già finito di leggere il libro da tanto tempo, cioè proprio da settimane, eh, però purtroppo, mh, cioè purtroppo e anche per fortuna, abbiamo aspettato i termini corretti di chiusura, abbiamo aspettato tutti quanti, c'è gente che l'ha finito oggi per assistere a questa live, vi ho visto proprio entusiasti, quindi... Abbiamo rispettato assolutamente la tappa in tutto e per tutto, e mi dispiace per chi l'ha finito subito perché ormai si era droga, cioè era tipo una droga. Io anche ho letto le prime 300 pagine in due giorni perché è veramente scorrevolissimo, pieno di intrighi, soprattutto la prima parte dedicata al complotto. È ovvio che è fatto per essere letto tutto d'un fiato: esatto, io l'ho finito circa in dieci giorni. No, ma come io ho finito anche Madame Bovary? Esatto, perché adesso noi stiamo commentando la prima tappa. La seconda tappa, che leggeremo a marzo ed aprile, è appunto Madame Bovary. C'è gente che ha già finito pure Madame Bovary. Ragazzi, non vi fumate i mattoni francesi. Fa male, ok? Il fumo nuoce gravemente alla salute. Le ultime 300 pagine le ho lette con la tachicardia. Io devo dire al contrario: cioè, iniziata con la tachicardia, poi il finale un po' citofonatino. Ma ne parliamo, ne parliamo adesso. <ride> Dopo averlo finito sono stati in lutto quattro giorni, razionato per un mese per non finirlo, brava Martina, questa è la strategia giusta. Penso di non essermi mai fatta accompagnare da un libro per un mese e mezzo con così tanto piacere. Di solito se mi dilungo così tanto è perché mi annoio, invece è stato proprio un bel viaggio. Oh, sono contenta ragazzi perché alla fine con il, con il programma dei mattoni io voglio risvegliare la passione per la lettura e voglio che la lettura diventi un momento piacevole e me l'avete confermato. Una cosa che ho voluto fare con il programma dei mattoni in generale, ma in particolare con i mattoni francesi, è prendercela con calma. Apposta ho voluto fare una lettura ogni due mesi perché volevo scongiurare il problema di fare le gare, cioè di fare, non lo so, lettura performativa, no? Eh, I classici spesso sono proprio dilatati temporalmente, sono proprio delle parentesi, no? quasi al di fuori del tempo, per cui nonostante siano storicamente determinati e ambientati in periodi storici eh, particolari, determinati e ovviamente che vanno studiati, anzi anche un modo per viaggiare nel passato. Però di base sono dei libri che vanno gustati con il giusto tempo, con la giusta, trovandoci la giusta atmosfera. Quindi eh, è vero che anch'io sono la prima che magari si legge i libri super in fretta perché mi piacciono troppo e quindi eh, sono una lettrice vorace. Però con i mattoni francesi appunto ne abbiamo scelti pochi e stiamo procedendo con calma proprio per. Per entrare no, in questo mood di eh, proprio piacere per la lettura, anche lenta, ecco. Allora, io volevo alternare Cartasio e Audiolibro ma una volta iniziato ad ascoltare Moro Silo non l'ho più abbandonato tantissimi di voi hanno ascoltato l'audiolibro, non si sono limitati al cartaceo, io anche ho alternato devo dire che poi a un certo punto ho completamente, sono completamente passata al cartaceo eh, però eh, Moro Silo ha conquistato un po' tutti quanti noi perché ha una, una lettura scusatemi, particolarmente teatrale particolarmente eh, coinvolgente, quasi una serie televisiva praticamente, quindi un plauso anche a Morosilo. Fa, fa notare Silvia: sì, assolutamente. Bene, Morosilo, una droga? Sì, Morosilo, devo dire che ha cioè proprio non è mai successo che. Mi fosse, diciamo, mi, fosse, mi, sia, mi sia stato segnalato, diciamo, tanto il cartaceo quanto l'audiolibro. Cioè, questa è stata una delle prime volte in cui io ho visto accesi, vi ho visto presi benissimo sia dalla lettura cartacea sia dall'audiolibro, che spesso non succede tanto, perché l'audiolibro è un genere un po' più di nicchia, è un canale meno frequentato, eccetera, eccetera. Non sono pronta a lasciare tutto questo, ma oggi chiudiamo alla grande, chiudiamo col botto perché appunto dopo l'analisi eh, adesso facciamo pure la discussione. Quindi state tranquilli, karma e sangue freddo, come il sangue freddo di, del conte di Montecristo. Morosiro legge anche Guerra e Pace. Isabella, non lanciare queste idee pericolose in chat, che poi mi leggete pure Guerra e Pace, ok? Stiamo calmi. E anche I miserabili, vabbè, con i miserabili ci scateneremo, perché i miserabili sono in programma. Ho letto che faranno anche una fiction write prossimamente sul Conte. Vabbè, ma di fiction, di film, ne hanno fatti tanti sul Conte di Montecristo. Tra l'altro, io non ne ho vista nessuna. Ho provato a vedere l'anime perché sì, hanno fatto una versione anime che ho visto su, non mi ricordo se Prime o Now TV, credo che Now TV, Sky, quindi, eh, mi ha veramente mh, annoiato, devo dire la verità, però è carina perché è ambientata in una specie di eh, versione spaziale, ecco, un po' come il pianeta del tesoro, quindi è carina, però non fa per me, sicuramente. Su YouTube trovate la serie con Gérard Depardieu, che penso che sia probabilmente l'adattamento più mm, famoso del Conte di Montecristo. Io, però, mm, devo dirvi la verità, non sono molto interessata perché Il Conte di Montecristo è bello proprio perché è scritto, a mio parere. Cioè, è, un, è una storia avvincente, per come è scritta, come classico romanzo d'appennice. Trasposto in versione cinematografica, secondo me perde un po' perché sembra troppo pomposo, sembra troppo ridicolo a mio, a mio parere. Invece nel libro trova la sua giusta formula, ma questo ovviamente è il mio. Tra l'altro, so che nella serie cambiarono il finale, Beh, il finale è molto amaro nel libro, diciamo dolce amaro quindi ci sta che in un prodotto un po' nazional popolare abbiano cambiato il finale per dargli un tocco di positività in più, non lo so perché non l'ho mai visto però <ride> magari diventa peggio, ci vogliono tutti, secondo me è quel tipo di libro che rappresenta la godibilità della lettura nonostante i difetti esatto cioè eh, avete capito cosa voglio dire no? cioè quel romanzone che magari ha tante digressioni, tante parentesi che su un altro mezzo come può essere il cinema, come può essere la televisione non è che funzioni più di tanto ecco bene, ma eh, bando alle ciance e passiamo scusate se ho urlato <ride> mi dispiace chi, per chi aveva le cuffie ma mi è uscita così allora domandone della chat, per la chat Qual è la parte che vi è piaciuta di più? Ovvero, nel mio commento avevo detto che il Conte di Montecristo è un romanzo con tante anime: nel senso che eh, per chi non ha letto il libro è soltanto una storia di vendetta. Cioè, di solito uno ha una certa idea del Conte di Montecristo come storia di vendetta. Poi, quando leggete il libro, capite che invece le vicende raccontate sono tantissime: ci sono tante, tanti focus sui personaggi, tanti, diciamo così tra virgolette flashback, tecnicamente non sono dei flashback, però comunque si scoprono tante cose sui personaggi, ci sono tante storie nelle storie, eh, il libro è ambientato in tanti posti diversi, eh, c'è il carnevale a Roma, c'è Marsiglia, c'è Parigi, c'è un po' di, ci sono le isole del Mediterraneo, cioè c'è un po' di tutto. E anche a livello appunto di intreccio passiamo tante fasi, c'è il complotto, c'è la prigione, la prigionia, c'è il ritrovamento del tesoro poi appunto c'è il conte che si insinua nella società mondana, aristocratica e borghese, quindi ci sono tanti passaggi, ecco. E poi c'è ovviamente anche la vendetta in sé. Allora io vi chiedo qual è, cioè se voi dovete chiudere gli occhi, chiudete gli occhi, immaginate cos'è stato per voi il conte di Montecristo, la parte che vi ricordate di più, ecco, qual è? Per me è, devo dirvi la... Prigione, perché è lì che c'è tutta la metamorfosi del conte. Il resto, diciamo che è quasi un percorso obbligato. Ok? E certo inaspettato perché è inaspettato che uno passi dal castello di If, <ride> dalla prigione del castello di If e arrivi al carnevale di Roma, ovviamente un po' strano, no? una grandiosa avventura piena di mh, svolte che non ti aspetti, però di base tutto il nocciolo della vicenda, di solito il nocciolo della vicenda è lì, è la, la prigione e la fuga. Siamo tutti d'accordo comunque perché eh, il rapporto con l'abate Faria, esatto, la parte iniziale, la prigione e la fuga. Ah ecco, però aspettate, la parte del carcere, ma anche la storia di Noirtier. Ci torniamo dopo, però intanto mi pare di capire che la parte in prigione con Faria è tutto in assoluto è la parte che forse fa palpitare di più perché noi ovviamente sappiamo che il conte si libererà però per come è descritto è veramente angosciante perché poi passano 14 anni cioè non è che passano 14 giorni cioè passano 14 anni quindi tu non sai come si libererà e soprattutto temi un po per l'abate faria perché noi non lo sappiamo se lui uscirà con l'abate o no, cioè almeno io non lo sapevo, quindi per me è stato un po' un colpo al cuore. <ride> Scusate, era inevitabile fare questa battuta sul colpo apoplettico dell'abate Faria. E la fuga della prigione poi è abbastanza metaforica e allo stesso tempo avvincente, no? Perché è metaforica? Perché lui muore in prigione, cioè nel senso muore metaforicamente ed esce da morto, perché lui fi si finge cadavere per essere portato fuori, per, per essere tradotto fuori. Ho adorato ogni momento in cui ha rivelato la sua identità. Sì, quello era sì, tipo mh, cartone animato, secondo me, un po', a parte che lui non so perché si rifiuta di dire il suo nome e quindi ogni volta queste 1500 perifrasi uh, per non dire io sono Edmond Dantès, tu lo sai chi sono, va bene un po' presa male ci sta, dopo 14 anzi dopo 24 anni sarò banale ma la parte della vendetta soprattutto la digressione sui Vilforte. io che nonostante le 1214 pagine non mi ricordo come si scrive ma sei tranquillo io ho pronunciato in modi creativi e se non avessi e eh, eh, ho sentito l'audiolibro pensa se io non avessi ascoltato l'audiolibro come pronuncerei i nomi li lasciamo perdere ho amato l'amicizia con l'abate Faria, che più che amicizia, io direi che è proprio un rapporto di padre-figlio, di maestro e allievo, no? Visto che lui, in quanto precettore, gli insegna effettivamente tutto quello che sa. Il dialogo con Mercedes in cui si scoprono tutte le carte. Ragazzi, io ho odiato ogni singolo momento in cui c'è Mercedes, ma arriveremo dopo a questo momento. Però sappiate che io ho trovato tutte le parti con Mercedes francamente diludendo. Cioè io mi aspettavo, no, dopo vent'anni che non si vedono un minimo di commozione. Invece lei, ovviamente, sta svenendoci, mancherebbe altro. Lui invece... C'è l'amore della tua vita di qua e di là. Prigionia e storia della Faria mi ha fatto impazzire. Sì, beh, tutti quanti. Ah ecco, però alcuni hanno apprezzato anche il mistero degli avvelenamenti. Uh, L'ho detto nel, um, nell'approfondimento, ma lo ripeto anche qui. Per me la parte dell'avvelenamento è veramente quasi uh, l'enigma della casa chiusa, cioè quasi un romanzo nel romanzo, sembra Agatha Christie, perché se ci fate caso tutti gli avvelenamenti avvengono nella stessa casa, ovviamente in casa Wilford, e avvengono tutti ovviamente per mano della stessa persona e uno dopo l'altro non c'era ancora il giallo per come lo conosciamo noi, ok? Quindi non è così banale questo espediente usato da Dumas. Cioè, pensate che in quel momento non c'era quell'idea dell'indagine, tant'è vero che lo dice anche Wilford, eh, cioè spesso non c'era nessuno che raccontasse dal punto di vista della giustizia degli uomini e delle donne de di giustizia che cosa succedeva cioè nessuno pensava un po come un detective ancora ci dice ok c'erano le prime storie ma siamo proprio agli albori ok quindi è anche interessante come lui abbia inserito più generi all'interno del conte <ride> quando mercedes lo riconosce ho fatto un salto dalla sedia io sulla sedia scusate io però in questo devo dire che è un po poco credibile come le persone che non riconoscono Bruce Wayne, <ride> cioè nel senso come Superman, scusate, non Bruce Wayne, come le persone che non riconoscono Clark Kent che ha gli occhiali e non ha gli occhiali, ok che sono passati vent'anni, ma cazzo ma te lo ricordi? Cioè se io incontrassi adesso, non lo so, un mio ex fidanzato di quando avevo 16 anni me lo ricorderei, cioè non è così irriconoscibile, cioè assurdo. Va bene che ha i travestimenti il Conte di Montecristo, perché il Conte di Montecristo è un po' il mago forest. C'è sempre tipo 600 trucchi da presso ai travestimenti a barba finta, questo o quell'altro, però mm, cioè è un po' strano che nessuno lo riconosca. Ok. Quindi mi sembra che oscilliamo fra due poli, chi ha amato la prima parte e chi ha ama, amato invece so la vendetta. Mi sembra che siamo leggermente più in maggioranza uh, per la prigione, però vi equilibrate bene la vendetta finale, la prigione, Prison Break, qualcuno, <ride> qualcuno evoca Michael Scofield. Fino al capitolo di Simba Il marinaio è veramente un capolavoro, ma voi siete a livello che sapete il nome dei, dei capitoli? Viamo: poi un po' si perde nella parte centrale fino al ritorno in Francia. Comunque sono assolutamente d'accordo perché ci sono delle parti che mi hanno un po' fatto eh, appisolare. Infatti, la domanda eh, per voi, quindi la seconda domanda, è questa: dove avete fatto più fatica? Allora, io ho diversi momenti in cui ho fatto più fatica, sicuramente prima del ritorno in Francia. Diciamo tutta. Eh, ci sono molte digressioni. Eh, Roma è bello, come ha descritto il carnevale a Roma però è un po' pesante tutta la parte del brigante di Luigi Vampa, Teresina, non ce ne frega nulla di Teresa, francamente. Poi anche lì i personaggi femminili sono tremendi. Cioè questa che è descritta tipo come la contadinotta femme fatale, chiama per piacere, c'è cioè, alcune cose sono cioè, un po' a libro di Melma, eh? riletto ovviamente al giorno d'oggi. e Quindi questa prima, cioè diciamo la parte prima del ritorno in Francia, quindi la parte ambientata a Roma, è lunga, è bella lunga e lì ho fatto un po' fatica, poi ho fatto un po' fatica anche con tutta la storia del figlio Farlocco, dei, dei, di Cavalcanti, Andrea Cavalcanti, ma poi in generale a me non è piaciuta questa idea. Che c'è insita nei personaggi per cui, siccome lui è il. Se, vi, insomma, se avete seguito la storia bene, sap, sapete che il figlio, ehm, cioè Andrea Cavalcanti, in realtà non è figlio. <ride> di un nobile italiano ma è figlio di Vilfort e quindi è ehm, diciamo il, il figlio che lui ha cercato di uccidere praticamente avuto dalla moglie di Danglar eh, prima ovviamente che si sposasse perché era la sua amante e questo ragazzino, cioè quello che ovviamente adesso è un uomo, ma prima era un ragazzino, che me lo dipingi praticamente come le teorie di Cesare Lombroso, cioè che questo era cattivo dal principio, cioè un'erba cattiva un ragazzino che è segnato dal male e quindi malvagio fino alla fine bah, io poverino lui sinceramente a un certo punto mi è stato pure simpatico vi dico la verità perché è veramente distrattato da um, Dumas eh, semplicemente perché lui ha deciso che questo ragazzo era malvagio e quindi si macchia di qualsiasi cosa in realtà poi se lo seguite durante questa vicenda farsesca in cui appunto lui si finge, si finge um, italiano in realtà, non è manco così male, sto ragazzo. Cioè, in senso, mi sembrano peggio tutti gli altri, Caderus e compagnia Bella, di cui si circonda, peraltro. Quindi la parte dei cavalcanti farsesca, ma non fa più di tanto ridere, secondo me, eh, e quindi anche quella è pesantina da seguire. Eh, quindi per i pezzi romani mi stavo per addormentare a un certo punto. Eh, I cavalcanti anche meno, ma soprattutto tanti cedimenti nei dialoghi fra Maximilien, eh, Morrel e Valentine. Uh, e infatti, lì vincono anche il momento glicemico, perché quei dialoghi sono veramente pesanti. Cioè, va bene il romanticismo, però così è troppo. Gente innamorata persa, non vi siete manco limonati, dai. Capisco che era un'altra epoca, però dai. Ok, recupero un po' la chat perché avendo parlato dieci minuti mi sono persa. Non so, avete scritto troppo, però non so, a un certo punto ho trovato questo commento. Ma perché odiava la cucina italiana? Non saprei. Eh, allora. Il rapporto tra, Max tra Maximiliano e il conte effettivamente è, è uno dei pochi momenti di umanità del conte di Montecristo, nonostante il finale, perché nel finale c'è cioè, uno che ti vuole bene, non fa finta che ti è morta la fidanzata, capite? Cioè, ma allora fai schifo. Quindi il conte insomma è sempre quello che è un, un figlio di buona donna praticamente. Eh, però sì, effettivamente è una delle poche cose che... Lo tiene ancorato alla vita, è proprio il ricordo uh, di Pierre Morrelle e quindi l'attaccamento alla famiglia Morrelle in generale, a Giulia, Emmanuel e appunto a Maximilien, naturalmente. Eh, anche il rapporto tra Valentina e il nonno è stato bellissimo da leggere, concordo, ma poi Noirti è un personaggio mitico <ride> di cui parleremo. No, torniamo un attimo a alle domande. Eh, cioè scusatemi alla domanda che ho fatto eh, cioè il um, la parte che avete che, che avete odiato ci sono rimasta male anche io su mercedes capisco che la consideri un tradimento il suo matrimonio con fernard ma un po di dramma in più un po di ciccia me lo aspettavo e invece niente cioè lei si sì, sta male però completamente messi da parte Tutta la parte a Roma era molto strana all'inizio, poi quando capisci fai Ah è vero, perché all'inizio non capisci bene dove voglio andare a parare con tutta la storia di Luigi Vampa. Eh? Sì, poi voglio dire, è un po' trash la parte in cui um, Al Albert. Pensa di aver rimorchiato la tipa della carrozza. <ride> e invece era Teresina. <ride> Dai. Mh, insomma. Poi, eh, ecco, fate notare anche che quella parte forse perde un po', cioè la parte a Roma perde un po' principalmente perché ehm, tutti noi ci aspettiamo subito che si mettano in moto le cose per la vendetta, cioè tutti noi vogliamo che lui entri subito in Francia a fare un no bordello mai visto, e invece, eh, parentesi romana, che va bene le vacanze romane, ma insomma... Sì, ma poi si, si capisce neanche bene cosa c'entri, no? Cioè la storia dei briganti eh? è anche un po' razzista secondo me per gli italiani, di questa quest Italia poco civilizzata dove ci sono i banditi che non puoi passare per il Colosseo perché ti fottono tutto, che ci stavano a dire, non so com'era la vita nel 1840, però la contadina con gli smeraldi, sì, vabbè. Oh anche la storia di Benedetto, ma più che altro quanto tempo ci vuole a raccontarlo? Cioè, 200 pagine per una cosa che noi abbiamo subito capito, no? Dove volesse andare a parare, cioè, nel senso, chi è che non aveva capito dove andava a parare la storia di Benedetto? Cioè, si capisce? Si capisce. E invece la confessione di Bertuccio, eh, la storia di Wilford che ha sotterrato il bambino... Oddio oh, mio! Un po troppo. Comunque io la stoccata sul cibo italiano, raga, non me la ricordo, però voglio dire, un francese che prende in giro il cibo italiano, vabbè, giusto nel 1840. Oh, oddio, un'altra parte veramente mortale è Haide in tribunale che ci racconta una storia che già sappiamo per filo e per segno, Dio. Anche lì ho fatto fatica, ma poi io trovo insopportabile Haide. Concordo assolutamente nel mio cuore Leugine, ma non anticipiamo nulla, non anticipiamo nulla. Ma come io non mi ricordo il rapporto tra Benedetto e Caderuz, perché sono amici di cella, diciamo così, sono due, eh, due criminalotti che giustamente il conte furbescamente recupera e praticamente li manipola. <ride> Wilford che sotterra un neonato vivo e degno dei peggiori horror, posso dire che secondo me è veramente out of character, cioè, proprio fuori dal personaggio di Wilford. Secondo me quella roba se la poteva benissimo evitare, cioè, c'erano mille modi per. Vendicarsi di Wilford, questa storia del figlio che ritorna, del neonato seppellito vivo che è stato preso dal, da Bertuccio, allevato con la sorella, la cognata, questa vita malvagia che non doveva continuare, insomma, un po' too much. La parte che mi è piaciuta di meno è stata la storia di Benedetto. Vedo che tutti continuano. cioè tutti insistono più o meno. Andrea Cavalcanti come Tom, Tom Riddle. Ragazzi, vi prego. È vero, comunque Dio, è vero. Ecco, ecco dove la Rowling ha ripreso la storia. Ma di Benedetto poi non sappiamo più niente dopo il processo. Vabbè, ma Benedetto l'hanno ha, che eh, hanno buttato la chiave, che devi sapere più. Sicuramente la parte di Simbad e di Roma, capisco che sia fondamentale per introdurre Franz e Albert, ma tu match gli incontri tra Valentina e Morrelli in certi momenti troppo. Più che altro, quanti sono troppo lunghi, ma poi per dirsi che cosa, che si amano già, ma almeno mi raccontavi la storia di come sono innamorati. No, sono già innamorati. Ok. Giustamente in caps lock, volevo leggere di più di Eugene. Che poi, ovviamente, Eugene, come venisse dall'Ohio, naturalmente. Eugenie, esatto. Wilford, uomo tutto d'un pezzo, e poi si scopre Fedifrago è quasi, è quasi infanticida. È cioè, diciamo che uno dei problemi di Wilford, secondo me, è che lui è gelido e troppo preso dal lavoro e questo poteva essere proprio la caratterizzazione del suo personaggio, invece il suo personaggio è dipinto in mille modi diversi a seconda di come conviene, ecco. Solo nella mia edizione i nomi erano in italiano, per me sono Massimiliano e Valentina. <ride> No, Nelle edizioni in Audi e anche nell'audiolibro sono in francese, fortunatamente anche. quella tra il conte e Massimiliano è tipo una relazione abusiva ragazzi ma sono d'accordo perché il conte fondamentalmente non ha una relazione paritaria con nessuno perché lui è sempre il padre, il padre padrone cioè è sempre quello che, paternalista che sa meglio di te che cosa è meglio per te come tutto il suo rapporto con Aidee per me è vomitevole cioè già il fatto che lui l'abbia comprata come una schiava già mi fa schifo proprio come incipit di una storia d'amore e poi il fatto che lei sia così piccola, dai, è tutto vomitevole, secondo me. Ecco sì, poi è anche vero che secondo me il conte crede che solo con la sofferenza si apprezzi la felicità, quindi Maximilian doveva soffrire, ma è questo che dico, cioè nel senso lui impone la sua visione del mondo agli, sugli altri, cioè ma sei mio padre? Comunque, devo dire che io ho odiato molto il Conte di Montecristo, cioè proprio come personaggio, eh, se, non, mh, se non nei momenti in cui mi faceva ridere, in realtà, perché lui prende palesemente per il culo tutti e quindi ogni sua scena è veramente divertente. Già, cioè, nonostante io lui lo consideri appunto un personaggio super paternalista che si crede Dio in terra, Dio sceso in terra, però mi ha fatto ridere come prende in giro chiunque. Parliamo di sta cosa che lui si sente il padre di Haide e poi quando scopre che lei lo ama, allora se la vuole fare, ma che oh, ma sì, vabbè, e il patriarcato nella sua sostanza fondamentalmente. Quanti pregiudizi sull'Italia. <ride> E ridere la parte dove dice che Franz non ha rimorchiato nessuno in tot anni che stava in Italia. Sì, poverino. Ma il servo muto perché? Ma lui lo dice, cioè lui Ali l'ha preso muto eh, perché ha aspettato proprio di salvarlo, ha aspettato che prima gli tagliassero la lingua proprio perché un servo muto non può rivelare i suoi segreti. Ti rendete conto? Heide, gatta morta. Sì. Posso dire sì. Heide e Conte, coppia, cringe all'ennesima potenza. Heide e la sindrome di Stoccolma. E via su, questo, su questa scia. Ma poi il nome Bertuccio. Ma c'è anche uno che si chiama Peppino. <ride> Noi persone semplici ridiamo. Sì, vabbè, troppe coincidenze, tipo il fatto che Caderus e Benedetto siano, fossero compagni di cella, Bertuccio che aveva visto Wilford, allora Bertuccio che aveva visto Wilford, cioè non è proprio una coincidenza, diciamo che... È una cosa che il Conte già aveva capito, cioè nel senso lo fa confessare, ma già lo sapeva che c'era questo collegamento. Diciamo che c'è una soluzione, perché comunque, seguendo Cade Russe, è possibile che sia incappato in Benedetto, poi, sì, ovviamente sono mille coincidenze. Sì, no. Allora, Vilfort, comunque, non è che ha ucciso il bambino per nascondere, cioè nel senso. Eh, qua la cosa è un po' ambigua perché Martina scrive, io avevo capito che il bimbo sembrava morto, strozzato dal cordone umbilicale per questo cianotico e che quindi Wilford lo stesse seppellendo credendolo ormai morto. Sì, ma il fatto che lui lo stesse seppellendo, cioè nel senso, ok, il bambino era nato morto, ma se fosse nato vivo comunque lo dovevano nascondere, per cui è questa la linea di ambiguità, perché loro avevano una relazione clandestina, quindi il punto è questo, Wilford l'avrebbe ucciso comunque se fosse stato... Piena salute? Chi può dirlo? Non lo sappiamo, sinceramente. <ride> Comunque la Rowling ha copiato tantissimo. Piton come Dantes che conosce il figlio della donna che ama il suo nemico. Sirius che fugge da Azkaban meditando vendetta. Un sacco di roba. Denunzia! <ride> Vabbè, ma anche, da, anche Duma ha copiato da un sacco di altra roba, quindi siamo pari secondo me. Un'altra parte noiosa è stata verso la fine quando il conte doveva salvare Valentina e fa tutto un giro di parole per non dire a Morrel che non era morta. Cavolo, diglielo subito, eh ma lì doveva fare soffrire Maximilien per impartirgli una lezione. Cioè, <ride> quale lezione cioè, per vedere se lui ci teneva abbastanza a Valentin. Ma va a cagare! Io comunque l'avrei riempito di mazzate eh? una volta scoperto tutto l'imbroglio. A parte che Valentin, vogliamo provare che Maximilien si voleva suicidare. <ride> perché appunto Valentina era morta e Valentina era tutta contenta, non gliene fregava niente, durante il periodo della separazione, vabbè. Io invece ho amato molto la parte della cena eh, in quella provin provincia, dove avevano nella casa dove avevano seppellito il bambino, perché lì sembra dieci piccoli indiani, no? che il conte di Montecristo a me sembrava che volesse far confessare Wilford e la signora Danglars. Poi no, nel senso è soltanto una minaccia per far capire che c'è un nemico in mezzo a loro che sa i loro segreti, però lì mi aspettavo: cioè l'attenzione lì era alle stelle, cioè pensavo che lui volesse farli confessare. Vertuccia <ride> professionista della rianimazione neonatale, <ride> su cui si sapevano tante cose nel 1800, devo dire. che risuscita con la <ride> Vabbè, ma sui, 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 sul veleno dobbiamo stendere... Devo dire che è innovativa il fatto che già ovviamente si sapeva che il veleno può agire da farmaco e può agire appunto da strumento di morte, diciamo così. E anche la, il discorso sulla suefazione, cioè il fatto che il conte si autoavveleni un po' alla volta ogni giorno per diventare immune, diciamo. Io ho tutto il romanzo, ma Franz, personaggio sottovalutato, un personaggio sottovalutato, un bravo ragazzo, un bravo ragazzo, un buon partito. Io sono rimasta più affezionata al personaggio di Edmond più che al Conte. Vabbè, Edmond è un po' un coglioncello, eh, diciamolo chiaramente, cioè l'unico che non si accorge di essere il più odiato. il budino alla marijuana sì ragazzi comunque tutte queste cose sono delle chicche che ci ricorderemo per sempre diciamolo chiaramente cioè, ma era anche all'avanguardia cioè avete capito che questo era un intellettuale stimato Alexandre Dumas? e invece ci, ci, mette, ci mette il budino alla marijuana nei suoi libri ma stima, stima uh, per sempre stima infinita vero? Ecco Ecco, passiamo ad un'altra domanda visto che me la lanciate. Prima di passare ehm, ai personaggi, vi vedo belli carichi sui personaggi. Però prima di passare sui personaggi, vi avevo preparato un po' di domande tipo il momento me, però il momento me ormai avete già risposto. C'è tutta la storia di Luigi Vampa, Benedetto, i momenti me ormai li abbiamo elencati. momento tachicardia. Ve l'abbiamo già detto un po', sicuramente il momento tachicardia per me è stato quando eh, viene scaraventato giù in un sacco dal castello di If, eh, ma anche quando non trova il tesoro. Io la mi sono preoccupata, cioè quando va nell'isola di Monte Cristo e non trova subito il tesoro, ho detto: Porco, no, eh, no. Ehm. Poi dopo diventa tutto un po' meno tachicardia, ma semplicemente perché dopo un po' si capisce che lui è invincibile, per cui tu non dubiti più di lui. Cioè gli unici momenti in cui tu dubiti sono quelli appunto appena evade, e, e quando arriva in Francia. Poi, nel momento in cui arriva in Francia, tu capisci che lui è praticamente imbattibile, cioè nessuno è al suo livello, quindi da lì i momenti di tachicardia diminuiscono perché. Fondamentalmente sappiamo già che lui riuscirà a fare tutto quello che si metterà in testa di fare, manca un po' di tensione. Momento coma glicemico: allora, momento coma glicemico, anche qui l'abbiamo detto, secondo me, Maximiliano e Valentin, se ve ne vengono altri in mente, ditelo pure. E poi, però, c'è il um, momento: uh, due, due domande: momento lacrimuccia, e momento occhi a cuore, allora. Per me il momento occhi a cuore è quando Lord Wilmore o Wildmore, non mi ricordo, Lasciatevi sto beneficio. Lord Wilmore, Slash Simba di il marinaio, salva Pierre Morrel. Allora, lì devo dire, ragazzi, che è il mio momento. Occhi a cuore. E in chat dite: un altro momento molto emozionante è il conte che ritorna in cella, dopo ovviamente tutti quegli anni. È una parte molto emozionante, sì, sì, perché lì lui mi pare che era il prigioniero numero 34, e ancora lo chiamano così. Qui c'è stava il prigioniero numero 34. Noartia mi ricordi il vecchietto in carrozzina di Breaking Bad, <ride> Salamanca, Tito Salamanca? Io ho apprezzato molto Albert, è un po' il personaggio ingenuo che era stato Edmond, ma del tutto diverso perché alla fine prende in mano la sua vita e non lascia che nessun altro la controlli al suo posto. Aspettate, ci arriviamo sui personaggi. Concordo molto comunque. La storia della signora D'Anglare e Lucienne. Ma posso dire che invece a me la storia della signora Danglar... A parte che la signora Danglar è un mito. Cioè, capisce subito che il marito d'Anglare è praticamente un ciocco di legno a livello di sentimenti e non esita un solo istante a eh, farsi tutti i toy boy, tra cui una persona che lavora al <ride> per il ministero e quindi gli può fornire tutte le informazioni per fare i suoi investimenti in finanza e guadagnare una barca di soldi, infatti, lei alla fine è quella che ci praticamente ci guadagna più di tutti, mi dispiace soltanto che lei, in realtà, si era innamorata di questo Lucien, ovviamente, per Lucien lei era una minf ed è stata abbandonata. Però in realtà mi ha divertito molto come personaggio. Lei, fra i personaggi femminili, devo dire che lo so, a me è piaciuta. Ovviamente è un personaggio convenzionale che non capisce la figlia, egoista, eccetera, eccetera, però. Io volevo sapere come hanno resuscitato Valentin dalla tomba con la shish. <ride> la, sc la scena della cena è stata epica. È stato difficile pronunciare questo commento. La scena della cena. Sì, la cena top, parte prefe. Sì, ragazzi, la scena. Mentre Max soffriva, Valentin si ammazzava di Narghile. Sì, beh, è così che sono andate le cose, ragazzi. S vabbè, Federico, non ti facciamo queste domande. Non ho capito come abbia fatto a far credere a Vilfort che Valentina fosse morta nel letto quando poi in realtà era viva. Ma lì non si capisce niente perché è lui che manovra, cioè nel senso, lui che non fa entrare le persone nelle stanze. Poi il padre non si vuole avvicinare alla figlia, quindi tutto può essere, cioè può anche aver sostituito ma poi lui le ha dato quella roba che ferma effettivamente il cuore quindi l'hanno accertato col medico esatto un sistema alla Romeo e Giulietta un veleno che la fa apparire morta <ride> Edmond è un tasso rosso che diventa serpeverde per rimanere in tema Harry Potter sì <ride> So che è super melodrammatico, ma ogni volta che il Conte diceva: Lo sai chi sono io? Guardami bene! Mi casava da morire. Io pensavo a. Um, come si chiama quel, quel mago della tv? Guardami, guardami che faceva l'ipnosi. Io vorrei avere le sue caramelle all'ashish per dormire quando vuoi. Ma lui è pieno di droga, ragazzi, quando apre il portapillole davanti ai ragazzi, davanti ad Albert e, e Franz. Momento tachicardia anche il rischiato suicidio del signor Morel. Verissimo! Ecco, forse quello è un altro momento super tachicardia. Allo stesso tempo è un momento lacrimuccia perché è il, sia il momento in cui lui, come Simba del marinaio, e come Lord Wilmore, salva tutto perché regala sia la pietra preziosa a Julie, eh, a Julie e quindi salvando in qualche modo l'azienda, sia prima quando in qualche modo ha fatto ritornare il Faraon. E quindi sì, il suicidio di Morel, che poi non, era, non è un suicidio, mi ha messo ansia, sì. momento tachicardia la morte della moglie di Caderus e il gioielliere eh, l'orafo per citare Boris ma io lì non ero tanto tachicardia perché mh, me ne fregava il giusto diciamo io fino all'ultimo avevo paura fosse morta davvero Valentina e invece voleva solo torturare Mor no raga dai però che Valentin fosse viva era scontatissimo cioè nel senso ma neanche non è un colpo di scena cioè lo sapevamo già nel senso, lo sapevamo lo sapevamo cioè, lui ha detto a Maximilien se Valentin non è morta per mezzogiorno mi pare, non mi ricordo adesso le parole precise significa che vivrà e così è stato, cioè ragazzi il conte quando dice le cose è così lacrimuccia quando muore l'abate faria, vero però io, cuore di pietra c'aveva la sua età diciamo. <ride> Occhi a cuore Noirtier che teme per la salute di Valentin. Vero, incredibile la capacità di empatizzare con un assassino come Noirtier, però così. Lacrimuzza quando Alberto lo perdona. Non se lo meritava, però. Valentin da salvare solo per i momenti con il nonno. Vero, 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 vero. Che comunque, ragazzi, cioè, secondo me le parti con muartia sono anche, diciamo, coraggiose. Perché, cioè, parlare di disabilità delle persone anziane, così, nel 1840, quando le persone, diciamolo, che purtroppo venivano praticamente fatte fuori, nel, mo non, nel momento in cui diventavano un peso, quello che all'epoca era vissuto come un peso, cioè, devo dire che ho apprezzato tantissimo. Ecco, momento la lacrimuccia, che non piace a nessuno però, quindi abbiamo un unpopular opinion. L'incontro con Danglar, quando vengono scoperte tutte le carte, il conte dice sono colui il cui padre avete fatto morire di fame e che pur, pur tuttavia vi perdona, già che egli stesso ha bisogno di essere perdonato. Sì, lì è ovviamente, secondo me, è e mi è piaciuto anche perché lì è un po' un po' più un riscatto per lui, cioè per Edmond che ritorna per qualche attimo Edmond e non è più solo il conte. Sì, momento lacrimuccia quando Albert si arruola. Albert era vittima del conte comunque, gli tocca pagare per colpe non sue, verissimo. L'acrimuccia all'arrivo del faraon che diciamo lo risveglia anche un po' di sentimenti, sentimenti dell'incipit. <ride> Eugenie è l'amica con cui scappa, ce lo meritavamo il lesbo dramma sono d'accordo. Per me Noirtier che salva la nipote dal matrimonio combinato. Ah, mi sono dimenticata che un'altra parte che mi è piaciuta tantissimo è Qui ritorno un po' al momento tachicardia, è tutta la storia di Valentin con Noirtier e i matrimoni combinati. Perché in realtà quella parte non c'entra assolutamente niente col piano del Conte. Tant'è vero che poi il Conte scopre soltanto dopo che Valentin è innamorata di Maximilien. Quindi. Tutta quella parte mi è piaciuta proprio perché è al di fuori, per una volta una cosa inaspettata, no? C'è cioè una cosa che è inaspettata pure per il Conte, c'è cioè qualcosa che procede parallelamente eh, e quindi di cui il Conte ignora tutto. Quindi Valentine Noirtier, in cioè più, più, più Noirtier che Valentine, devo dire perché Valentine più che pianucolare, insomma fa poco. <ride> Però mh, sono gli unici due personaggi, infatti l'ho detto anche nel commento: Noirtier e il Conte sono gli unici personaggi demiurghi, eh, cioè sono gli unici personaggi capaci di governare il caos. Ed infatti entrambi sono due personaggi napoleonici per, per, per eccellenza all'interno del, del libro, tutti gli altri invece sono un po' di eh, statura più, più bassa. Ecco. La signora Danglar che si arricchisce alle spalle del marito, ma fa bene. A me la signora Danglar è piaciuta tantissimo: si fa la sua vita, i suoi soldi, i suoi amori. Quando si arriva alla fine mi dispiace davvero per lei, che comunque diciamo che non le va malissimo. ecco. Occhi a cuore quando Morrel padre chiede scusa ai dipendenti essendo sull'orlo della bancarotta. No, ma non ci sono parole per Pierre Morrel, veramente. Scusate, ma solo io ho avuto la sensazione che abbia perdonato chi doveva punire più duramente e che si sia accanito contro chi magari aveva meno colpe. E qua veniamo al fulcro della discussione. Vi è piaciuto il finale? Siete rimasti soddisfatti della vendetta di, del conte? E poi, infine, chiuderemo poi con i personaggi, ok? Allora, io devo dire che uh, mi ha spiazzato il fatto che abbia perdonato proprio Danglar. Ma lo capisco, mh, insomma, nel sistema valoriale del conte di Montecristo è più grave che sia lo Stato a tradirti e quindi gli uomini di Stato, fra cui Villefort, che in teoria rappresenta la giustizia. E, e poi eh, Villefort è un ipocrita, al contrario di Danglar, Cioè, Danglar è un pezzo di legno, diciamo per non dire altro, sia nel privato sia nel pubblico. Cioè, a, a, eccetto la rispettabilità che gli viene tolta comunque eh, lui ama solo il danaro e tutti lo sanno. Nel cioè, senso non è che mostra una maschera e poi in realtà è un'altra. Ripeto, a parte la rispettabilità pubblica che comunque gli viene tolta e a parte i soldi che comunque gli vengono tolti, che è la parte dove fa più male, perché il conte colpisce in maniera commisurata e al danno che hai fatto non tanto al danno che hai fatto ma alla persona che sei nel senso colpisce dove fa più male a Wilford toglie la credibilità che era la cosa più importante che aveva e toglie la famiglia toglie tutto forse è stato particolarmente spietato ma ricordiamoci che un po' Wilford fa un po' tutto da solo cioè nel senso che tante cose che gli succedono non è colpa del conte, cioè il conte le, le porta soltanto allo scoperto, però il fatto che lui avesse sto figlio di nascosto, la relazione segreta, cioè lui un po' se l'è andata a cercare, diciamo così come si è andato un po' a cercare il fatto di eh, portare sua moglie al suicidio. È vero che la moglie era stata stuzzicata dal conte, però insomma anche lei ci ha messo del suo. Quindi Vilforte alla fine subisce un sacco di... Un sacco di conseguenze, soprattutto anche perché lui aveva molti scretri nell'armadio, ecco, e si è circondato di persone abominevoli, perché altrimenti lui stesso era una persona abominevole e soprattutto era un ipocrita, cioè lui fingeva di essere puro e giudicava gli altri quando lui era l'ultima persona che può, può giudicare, infatti alla fine lui lo capisce perché è un uomo intelligente e capisce che lui è insalvabile, proprio è irride, irride, irrimedibile. Io quindi sono rimasta abbastanza soddisfatta. L'unica cosa che non mi è piaciuta è il trattamento di Mercedes perché sta poveraccia non ha nessuna colpa. Cioè, se questa lo credeva morto, ma mi spieghi che cazzo vuoi da lei? Invece no, cornuta, mazziata, pure finisce in convento. Non lo so, ragazzi, pure povera. <ride> non lo so, non so, ragazzi. Voi cosa ne pensate? Attenzione, scusate, faccio un passo indietro. So che sembra un po' scontato, ma il momento occhi a cuore è stato quando Edmond, pur di evadere con far Faria, ha rinunciato alla libertà. Bello sì, ah, anche quando i Morrel capiscono che è stato lui a salvare il padre. Ma anche il fatto che i Morrel eh, coltivino un po' il mito di questo simba di marinaio fino alla fine, poi lo ricollegano a lui, ma alla fine loro lo idealizzavano anche prima, ovviamente, di, di sapere che fosse lui. <ride> Comunque anch'io mi sono agasata quando muore Kaderus e il conte dice «Meno uno!» <ride> Sì, lì anch'io ho avuto un po' un momento Avenger. <ride> Ah, io ho avuto un po' di ansia nello scontro con Alberto, non volevo ci rimettesse le penne nessuno, vero, ma secondo me un po' eh, si citofona la cosa. Um, quando il conte dice: per una donna, cioè, insomma, lui fa tutto il suo pippone mentale sul fatto che lui cede alla volontà di Mercedes di salvare il figlio, quindi in realtà te, te, te la. A Catania si dice te la squari, cioè te aspetti, che, che non succeda niente ad, Albert, ad Alberto. Ecco, sì, quando scopre che il padre è morto mi ha rattristato, sì, no, vabbè. Quando poi scopriamo anche come muore il padre di Edmondo, ti viene veramente da piangere. Ma come? Mi sono spoilerata il finale leggendo per caso l'ultima pagina, sì, cioè, però aspetta, ti sei spoilerata perché comunque cioè l'ultima pagina io me la ricordo bene, nel senso non è che capisci tutto. A me è dispiaciuto non vederlo manco tanto soddisfatto della sua vendetta, non lo vediamo esultare, no, freddo anche lì. Eh sì. Ma perché, a parte che dalla vendetta è difficile che tu esca soddisfatto, c'è cioè un po' questo è il messaggio del libro, è un po' perché mh, di fatto non è che abbia ottenuto sta riparazione, cioè lui ormai tutti quegli anni li ha persi, ma anche lui, scemo, perché ha perso 40 anni della sua vita, ha preso sta vendetta. Poi si è un po' ammorbidito effettivamente. Anche quando muore il figlio letto di Wilford Eduard, il conte vacilla, sì. Questi sono gli unici due momenti di vacilla. Cioè i, i momenti di vacillamento del conte sono la morte del bambino, il duello con Albert e quando scopre che eh, Valentina e Maximilian sono innamorati. Se ci fate caso, tutti questi tre momenti sono ricollegati al suo passato, perché ovviamente il duello con Albert... Innanzitutto perché lui capisce che Alberto è una brava persona, ma soprattutto perché lui è il figlio di Mercedes e Mercedes stessa lo implora di uh, non ucciderlo. Uh, ovviamente, ma quando scopre di Maximiliano e Valentino, perché per lui Maximiliano è un amico di famiglia, in sostanza un parente, perché Morrel ha fatto più di chiunque altro per lui nella sua vita dopo la Battefaria. E um, l'ultimo è la morte del bambino, ma perché è un bambino. E quindi, giustamente, lui stesso dice, ma dove mi sto spingendo? Fin dove mi sto spingendo? Me ne vale la pena? Mi dispiace, ma io ho detto tantissimo a Danglar e volevo vederlo soffrire male. Si può dire, ma Danglar... Cioè, io penso che siamo tutti d'accordo nel dire che Danglar è il peggiore. Cioè, Danglar è veramente, cioè, dichiaratamente il peggiore. Nel senso, lo, sa lo sanno tutti, pure lui. Vilford meritava tutto, vero. Danglar viene perdonato perché il conte ha capito di non essere Dio in terra. Dopo l'episodio di Edward, esatto, quindi si ammorbidisce un po'. Sì, ma anche se poi Danglar eh, gli lascia i soldi, in realtà poi lui dovrà cioè li sperpererà, ecco, non so come dire, cioè li userà per non morire di fame. Ecco. Il parallelismo tra inizio e fine, Edmond che arriva dal mare e il conte che se ne va sulla barca, però mi è piaciuto. No, ma ci sta come finisce? Finisce proprio a livello tecnico che lui prende il mare? Assolutamente sì, ma tutta la vita. Il problema è che lui torna in mare con Aide, che sarebbe la sua Mercedes, ma le donne non sono degli oggetti, cioè non può essere Aide il, la tua riparazione dopo che hai fatto... Il deserto attorno a te, cioè, questa idea è troppo semplicistica: che basta sostituire una persona con un'altra, cioè, non è che ti ha, mh, cioè, hai abbandonato Mercedes e l'hai sostituita con un'altra che è uguale a lei, tra l'altro, anche fisicamente si assomigliano. E allora, questo è il tuo modo di ricominciare. Questa è un'idea che è soltanto nel 1840, cioè purtroppo vengono scritte adesso anche queste stronzate, però non è così, c'è una roba ultra semplicistica e ultra um, banale, quindi questo non mi è piaciuto. Eh, il fatto che lui all'ultimo si ridimensioni l'ho apprezzato, comunque si è ridimensionato fino a un certo punto, comunque lui la sua vendetta l'ha portata fino in fondo, cioè non è che ha avuto... Ripeto, ha avuto dei momenti di vacillamento in cui ha vacillato, ma non ha avuto dei momenti in cui ha veramente pensato: Non mi vendico più. No, lui ha portato avanti il suo piano fino alla fine, addirittura con tocchi di sadismo in più, come quello su Valentina, eh, che appunto fino all'ultimo l'ha voluta far fingere morta. Ma perché? <ride> cioè, perché? E quindi semplificato, secondo me. Il finale soddisfacente? Sì, perché ci sono delle immagini molto belle, ma troppo semplificato e soprattutto ingiusto nei confronti di tanti personaggi, in primis i personaggi femminili, che vengono trattati come se fossero delle cose, proprio strumenti nelle mani degli uomini, praticamente. Danglar mi faceva un po' ridere in vecchiaia, più antipatico in gioventù. Sì, per esempio, quando contratta con la figlia, cioè secondo me lui è un tipo pragmatico, cioè lui lo dice, guarda, non fingiamo che fra di noi ci sia un affetto. Parliamo in termini economici. Secondo me il personaggio che avrebbe meritato di più il perdono dei cospiratori è Caderussa, alla fine un povero diavolo che ha parlato troppo da ubriaco e non si è accorto praticamente di nulla quando Danglar e Fernarda attuavano il piano. Calma, però Caderus secondo me è uno dei peggiori principalmente perché gli vengono date tantissime possibilità e lui le ha sempre sprecate tutte, cioè lui è proprio, cioè quando si dice uh, er errare umano, perseverare diabolico, è eh, Caderus praticamente, cioè lui è proprio uno che non, non sa badare, cioè che passerà tutta la sua vita a rubare agli altri, dai, cioè non è giustificabile, almeno Danglare è svelto di mente, lui è un coglione, cioè oltretutto il danno di essere stupido. No, il finale mi ha un po' delusa, anche se a un certo punto della storia ho avuto come l'impressione che qualunque, qualunque cosa fosse accaduta non mi avrebbe soddisfatta. Sì, perché fondamentalmente ti rimane un po'... Allora, il problema è che... Quello che Edmondesa ha perso, nessuno glielo può più ridare, e quindi qualsiasi finale non ti avrebbe soddisfatto perché comunque lui la sua vita l'ha persa. Mm. Cioè, da un certo punto di vista mi è piaciuto che lui, non, cioè, me l'aspettavo che lui non sarebbe mai tornato con Mercedes. Il problema è la modalità con cui è successo, cioè, è successo come se lui se ne fregasse, o comunque non che se ne fregasse, ma che non, non gli abbia dato, secondo me, il giusto peso, la giusta sofferenza, non so come dire. Cioè, il fatto che lui abbia perso Mercedes a volte sembra non tanto come. Quando lui ha perso l'amore della sua vita, ma quanto lui abbia, gli sia stato fatto un danno economico, cioè sembra più quello, un danno morale. E tanto vero che anche quando lui se la trova davanti si sì, fa effetto, però non è quel patema come invece succede in altri libri, tipo i Tre Moschettieri, per esempio, dove secondo me è un po' tratteggiato un po' meglio il discorso dell'amore impossibile o la separazione degli amanti per anni e anni. Qui invece, secondo me, Mercedes è proprio trattata male, cioè male, come se fosse una statuina, una bella statuina. E, um, è troppo semplificato, ecco, però di base è vero che il senso di non riparazione, lui non avrà mai un risarcimento per quello che ha perduto, non è la vendetta che glielo porta, la vendetta è stata la giustizia, cioè lui lo doveva fare, la giustizia ovviamente egoistica, la giustizia per se stesso, cioè doveva farla pagare. Punto, dopodiché adesso è pronto per ricominciare. A me, del finale, è più soltanto il fatto che il Conti, in qualche modo, faccia un passo indietro e comincia a temere uno, un attimo di aver causato troppi più casini del previsto. Sì, questo lo doveva mettere per forza perché altrimenti veramente era la storia di zorro. Cioè, il conte è troppo, troppo spietato, secondo me, con Mercedes. Alla fine le donne pagano tutte le conseguenze delle azioni degli uomini. Chissà perché Dumas ha voluto questo finale anche per lei. Vabbè, c'è un po' da dire che era il 1840, però sì, cioè, noi non possiamo non apprezzarlo. Cioè, non possiamo apprezzarlo. Sono combattuta, l'ho amato perché alla fine è la dimostrazione è che non sempre le cose vanno come si erano pianificate e non sempre i buoni vincono e i cattivi perdono. Però l'ho detestato perché Danglar meritava di peggio e Albert meritava di meglio. Io non sarei così. Cioè, alla fine secondo me va esattamente come voleva il Conte. Cioè, non è che Danglar doveva morire, cioè, non è che la morte è per forza la punizione peggiore. Cioè, non ha più soldi, è solo. Cioè, peggio di così, raga, ci cioè, siete proprio sadici. Alberto alla fine è stato. Cioè, spara la sua carriera militare, negli spy, cioè nel senso anche di Colonizzatori di merda, però insomma sul finale ero troppo occupata a cringiare su Aidee per notare cosa succedeva ad vero. però comunque forse il finale secondo me è abbastanza giusto se non appunto per mh, i personaggi femminili cioè questa è l'unica lamentela su, uh, sul conte che mi viene in mente in questo momento sul finale perché poi per il resto doveva per forza andare così ecco un po' semplificato, però c'è un po' tutto il senso, no? Cioè c'è sia la vendetta, comunque lui si vendica, quindi non puoi non essere soddisfatto, cioè il furor di popolo eh, l'ha evitato Dumas, perché ha dato comunque ai lettori quelli un po' più accaniti che volevano per forza la punizione divina, ha dato la vendetta. Comunque non si può dire che lui non si sia vendicato. Eh, alla fine ha accontentato anche quelli che speravano in un ammorbidimento del conte, perché altrimenti veramente, ripeto, è, è Zorro, cioè è il supereroe che eh, tutto può e, e tutto fa avverare, e sarebbe stato troppo. E quindi da un lato l'ha fatto anche un po' pentire, l'ha umanizzato un po'. L'unica cosa che, secondo me, gli ha dato anche una seconda possibilità, diciamo così, eh, per ricominciare, ha dato indietro fine a qualcuno. L'unica cosa che, secondo me, può essere decisamente condannabile, appunto, la, la sorte dei personaggi femminili in Primis Mercedes. E benissimo, passiamo un attimo ai personaggi e concludiamo. Vi faccio una panoramica mia. Uh, il personaggio uh, più amato da me è sicuramente um, la figlia di Danglar oh, Eugenie o Eugine <ride> non so, non, è, non, è, non ho la mia idea di come si pronunci Eugenia la chiameremo perché non capisco come faccia a fare dei personaggi cartavelina come quello di Aide e invece personaggi così libertini così indipendenti sveghi. Interessanti come lei che si metta a contrattare col padre. Io ho amato quella parte in cui lei dice: Senti, pane al pa pane e vino al vino. Io ho intenzione di sposarmi, quindi vediamo un po' come ci possiamo mettere d'accordo. Prende per il culo tutti, comunque usa gli altri. È una manipolatrice perché capisce che è l'unico modo per sopravvivere in quella società. Vuole fare l'artista, vuole fare la vita boemienne, non ha paura di niente. C'è pure un mezzo lesbo dramma, si taglia i capelli, fugge dalle ricchezze, se ne frega di tutto. Cioè, ma voglio dire, un personaggio più amato per quanto mi riguarda, il personaggio che ho rivalutato è sicuramente uh, Albert per i motivi che abbiamo già detto prima, cioè nel senso che lui ha il coraggio di rinnegare il padre, anche lui ha il coraggio come. Eugene D'Anglar di Eugene, sempre che viene dall'Ohio, eh, ha il coraggio di rinnegare eh, ricche le ricchezze del padre che pure gli farebbero comodo, ma per una questione di etica decide di rinnegare tutto quello che ha e ricominciare da capo con la madre. Quindi Albert, tanto di cappello, si vede che era una persona per bene. Tua madre ti ha cresciuto bene, diciamo. Il personaggio più odiato, inevitabilmente d'Anglar perché è un pezzo di legno, appunto, è un tronco senza sentimenti. Eroe inconsapevole di tutta la vicenda, diciamo Noirtier, perché Noirtier nasce come antieroe, come vecchio buonapartista spietato che uccide tutti, perché Noirtier lo lo cioè, ce lo presenta come un assassino. Tant'è vero che Noirtier è quello che ha ucciso praticamente il nonno, il nonno di, ehm, di Franz. Quindi... <ride> Come dire, non benissimo. Quindi un personaggio spietato che invece nella vecchiaia, grazie all'amore per Valentin, passa dalla parte dei buoni o comunque non proprio dei buoni, ma. <ride> Combatte con le forze del bene, diciamo così. Quindi una, un ribaltamento totale e, e solo i personaggi eccezionali, secondo me, sono capaci di passare da uno schieramento all'altro, dal bene al male, dal male al bene con questa facilità. Perché lui forse è oltre queste categorie. Per cui, mh, assolutamente, questa è la mia panoramica. Premio Cartavellina l'ho già dato a Aide assolutamente, che è la brutta copia praticamente di Mercedes. Mezione d'onore a, e l'ho già detto prima, l'ho anticipato prima, Andrea Cavalcanti e che gli hai benedetto, perché devo dirvi: questo, è questo personaggio è stato dipinto come il male assoluto, <ride> co co come uno che picchia la madre per i soldi, come un tossicodipendente che va mh, a rubare a casa sua per avere un po' di soldi per la droga. Ma in realtà non mi pare così malvagio questo ragazzo, cioè dipinto così, eh, ma a me, sinceramente, è stato a un certo punto simpatico. La sua fuga per la campagna eh, nell'albergo mi ha fatto un po' ridere, devo dire, dove ha incontrato, tra l'altro, Eugene d'Anglar. <ride> Quindi devo dire che io vi, fa, vi, cioè vi, espo, vi espongo questa mia simpatia per Andrea eh, Cavalcanti e che gli è il benedetto, o ho l'ho detto. Personaggio peggiore però è Valentin, almeno Danglara ha dei desideri, Valentin non ha aspirazioni, sono interessi. No, io non ho detto che però è personaggio peggiore, personaggio peggiore sono d'accordo con te, potrebbe essere o Valentin o, eh, o Aide, ecco, una, una di loro due. Eh, però eh, io ho detto personaggio più odiato, cioè io non posso dire che odio <ride> la povera Valentin. Dai, Eleni Andrea ha bruciato la, la mamma viva, però <ride> no, ma sì, cioè io non metto in dubbio, secondo me è Duma che l'ha esagerato questo personaggio. Io dico che l'hanno cioè, raccontata così la sua storia, ma non si adatta al personaggio, perché poi quando voi leggete il personaggio dal, dal vero, dal vivo, non so come dire, le scene in cui c'è lui, perché alla fine la, la storia della madre viene riportata, ma quando tu poi lo conosci. Oh, mi pare un attore, un ragazzo un po' scapestrato, ma non così cattivo da bruciare la madre. Noirtier non è cattivo, gli omicidi per ragioni rivoluzionari non valgono, no? No, no, non valgono. Noirtier, da giovane me le immagino come il Visconte di Valmont, Libertino sfrenato, che, pur vecchio e paralizzato, riesce a fare il culo a tutti 100% d'accordo. Ilenia Benedetto era un demonio. Sì, ma appunto, cioè, secondo me è troppo esagerato. Vabbè, ok, forse, forse sto, sto difendendo la persona sbagliata, avete ragione. Personaggio più odiato, Caderus. Uno cattivo e intelligente è danno... Danno, ho capito. Ah, ok. Uno cattivo e intelligente è dannoso se lo vuole. Uno cattivo e stupido è dannoso a prescindere, come darti torto. Come benedetto c'è un totale scollamento tra come è raccontato e come poi si presenta lui. Esatto, cioè, secondo me è questo che voglio dire io, perché poi quando lo conosci c'è un personaggio anche spensierato, non so, quasi, quasi si fa mettere pure i piedi in testa da Caderus, capite? Quando Caderus gli chiede più soldi, di rendita, cioè non lo so. Doveva incarnare il DNA malefico di Vilfort, ma infatti questa idea è ridicola, cioè solo Dumas poteva, perché Dumas ci mette un po' queste robe soprannaturali, no? Queste cose un po' lombrosiane, che ovviamente all'epoca non erano smentite, quindi tu veramente pensavi che se uno l'ha una certa faccia allora significa che era cattivo. Ah, anche la velenatrice seriale, e che lei, la signora Vilfort, una pazza scritteriata ragazzi io non ho capito il personaggio di Ali il personaggio di Ali serve solamente perché ci serviva uno che <ride> di orientale di esotico che che sapesse addestrare i cavalli anche lì tra sessismo e razzismo ragazzi il 1800 veramente tra l'altro secondo me Eugene e Albert se... potevano fare una bella coppia però ho apprezzato il fatto che loro genuinamente non si amino, più che altro perché viene detto che um, Eugenie intimorisca un po' gli uomini, probabilmente poi anche lesbica, quindi non, cioè, viene fatto questo, un po' di shade, questo, queste cose un po' omo, um, omosessuali velate, ecco, dei sospetti. Quindi un po', in Duma comunque convive quest'anima patriarcale, però anche questa, diciamo, que questi sottotesti queer. Quindi non so, Duma è proprio uomo di, di mille tensioni diverse nello stesso, nello stesso momento. Io pensavo che ad Albert piacesse Aide a una certa, ma il problema è che Aide è dipinta come una fanfatale, quindi piace a tutti. Cioè, come Mercedes, che tutti sono innamorati di lei. Cioè, sono dei personaggi descritti così per la loro avvenenza. Non sapeva cos'altro dire Dumas su di loro. Quanto è triste quella scena con la carrozza che si ribalta. Ma poi voglio dire, non è che serve a molto, cioè, nel senso serve per far circolare la notizia che è arrivato in società questo conte di Montecristo che salva le mamme e i bambini <ride> comunque Dumas ci ha messo davvero di tutto in questo romanzo sì cioè um, più lo analizzi più vengono fuori cose cioè più vengono fuori elementi a cui non avresti pensato in un primo momento il sottotesto queer di Eugenie per me è palesissimo infatti sono rimasta sconvolta <ride> Possiamo definirlo queerbaiting, forse? Queerbiting? Il conte che restituisce cavalli con i diamanti. Sì, vabbè, cose assurde. <ride> Però devo dire che a me hanno divertito tantissimo. Andrea, eh, Eugenie che dice, Andrea sarebbe un bell'esemplare per coloro a cui piacciono gli uomini. <ride> Aereo che vola. <ride> vabbè, ma lei comunque è oltre, è oltre qualunque cosa, ragazzi. Secondo me però non è voluto da parte di Dumas rendere lesbica Eugenie, ma guarda dopo la battuta che abbiamo letto, cioè era abbastanza lì, ecco. L'omosessualità di Eugenie è futuristica, rimane dignitosissima ma, ma anche forte e indipendente. Sì, cioè lei è il personaggio che emerge di più, tra l'altro non me l'aspettavo, pensavo che fossero tutti come Hayde e Mercedes, invece a metà romanzo spunta questa ventata di aria fresca. Io ancora non ho capito bene come scavi i vari passaggi segreti in prigione. Vabbè, ma non è raccontato. Cioè, ti viene detto che erano stati fatti che la battefalia si era costruito degli strumenti, vabbè, il cucchiaio. <ride> Comunque per, per quello c'è Prison Break, diciamo. Per, per le storie dell'evasione lasciamo a Prison Break. Benissimo, ragazzi. Allora... I commenti sono stati tantissimi e quindi scusatemi se non li ho letti, li ho letti tutti. Uh, spero che vi siete divertiti. Siamo stati insieme praticamente quasi un'ora e mezza, che è volata. Quindi io vi ringrazio tantissimo, come al solito, per l'enorme partecipazione. Siete pronti per la seconda tappa? A questo punto, durante la live, <ride> ne approfitto. Ultimi minuti della live, ne approfitto per lanciare la seconda tappa dei mattoni francesi, ovvero Madame Bovary. Due mesi per leggerlo, è un libro corto, soprattutto rispetto alle 1200 pagine del Conte di Montecristo, per cui ormai siete temprati. Vi ho voluto allenare eh, subito con un, una maratona, il Conte di Montecristo, adesso invece facciamo la 100 metri, la gara dei 100 metri, con Madame Bovary che è corto. Quindi ci vediamo fra due mesi, a partire da oggi fino a... Eh, maggio, quindi poi ci rivedremo a inizio maggio per discutere di Madame Bovary, d'accordo? Quindi avete tempo due mesi per recuperarlo, per leggerlo, per amarlo. Io leggerò anche altri libri di Flaubert. In realtà li ho già letti, ma qualcuno lo rileggo, qualche altro invece sarà la prima volta che lo leggerò. Madame Bovary l'ho letto un sacco di volte e più che altro studiato perché è veramente um, un colosso della letteratura per tanti motivi, soprattutto stilistici. Lì faremo un discorso molto più legato allo stile. Uh, Duma è... Um è sicuramente uno scrittore leggendario però a livello stilistico eccetera eccetera non ci siamo soffermati perché il punto forte di Duma è anche la sua capacità di generare intrecci così appassionanti la sua capacità di immaginazione il suo, il suo essere così esagerato, mettere tanti stili cioè, scusatemi, tanti generi diversi tanti um, personaggi diversi eccetera, questo è il suo pregio invece Flaubert faremo un discorso completamente opposto, quindi diametralmente opposto perché lui è il contrario, cioè... Molto snello, intrecci molto snelli, e fa della psicologia dei personaggi il, e dello stile della sua prosa e il punto forte dei suoi libri. Quindi faremo proprio un discorso completamente diverso per Flaubert. Infatti, sono contenta perché diversissimi i due. Per cui ci, ci, ci ritroveremo con tutt'altro tipo di discussione. Spero comunque che darete una chance a Emma Bovary, che è uno dei personaggi più odiati della letteratura, ma vi assicuro che ha qualcosa da dare anche lei. Quindi mi dovete promettere che non sarete così severi con Emma e soprattutto che partirete senza pregiudizi su di lei, ok? Quindi esattamente come abbiamo perdonato Danglar, esattamente come abbiamo perdonato Benedetto slash Andrea Cavalcanti, dobbiamo dare una chance a Emma Bovary. Eh, quindi mi raccomando, dobbiamo fare come Anna Karenina, Ci dobbiamo un attimo mettere e calare nei panni del personaggio. D'altra parte, l'ha detto anche Gustave, Madame Bovary, se moi. Benissimo ragazzi, quindi vi ringrazio tantissimo, diciamo addio al conte di Montecristo e benvenuta Emma Bovary. Diamo il benvenuto a Emma, io vi ringrazio tantissimo, belli cari chi vi voglio, <ride> mi raccomando, vi, come questa sera. Eh, grazie, 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 grazie mille e ci vediamo alla prossima. Mua! Buona serata bimbi, ciao ciao.